Ciao a tutti e benvenuti in edizione straordinaria di Cibi Legge! Oggi infatti non vi parlerò di un solo libro o un solo manga, ma vi parlerò di tre manga e tre libri. Partiamo subito da un romanzo che mi è piaciuto tantissimo e che se non avessi visto prima il film non mi sarei mai avvicinata al libro. Sto parlando di Lasciami Entrare, l'autore ve lo lascio qua sotto perché è svedese e non ci provo neanche a pronunciare il suo nome. Questo romanzo per me è stato davvero molto particolare perché non avevo mai letto nulla di simile. Il protagonista di questa storia è Oscar, un bambino di 12 anni che abita alla periferia di Stoccolma. È un ragazzino che non riesce a fare amicizia con i suoi compagni di classe, è un bambino molto diverso da quelli della sua età, ha interessi e gusti totalmente differenti e per questo viene sempre preso in giro e bullizzato. Nella città in cui vive si verificano poi una serie di omicidi molto strani, le vittime infatti sono tutte dissanguate. Contemporaneamente si trasferisce in città una nuova ragazza della stessa età di Oscar. Oscar ne è subito incuriosito anche perché questa ragazza è molto misteriosa e molto strana. Esce infatti soltanto la notte ed ha un aspetto molto particolare, la pelle molto chiara e molto fredda. Ellie infatti è una vampira. Questa non è una comune storia di vampiri, tratta soprattutto dell'amicizia fra Oscar e di Ellie, di come la loro amicizia possa far fronte a diverse difficoltà. Questo libro mi è piaciuto molto perché unisce il genere thriller barra poliziesco a una storia invece molto tenera di amicizia di due ragazzi molto giovani ma che cercano di far fronte a problemi, diciamo, da adulti. Altro libro che vi consiglio è L'angelo caduto di Susan Yee. Premetto che non mi piacciono le storie di angeli, quindi vi chiederete perché sto parlando di questo e perché l'ho letto. Questo mi ha lasciato totalmente di stucco. È un libro che ho divorato in un giorno. Mi ha preso da subito e mi è piaciuto davvero tanto. Gli angeli non sono visti come delle creature, diciamo, perfette o buone. Anzi, sono proprio il nemico della storia, sono i cattivi della situazione. La protagonista della storia è Perrin, una ragazza che mi ricorda tantissimo Katniss perché è molto combattiva e ha solo sua madre e sua sorella. Ciò che fa scattare in Perrin la voglia di ribellarsi definitivamente contro gli angeli è il fatto che questi rapiscono sua sorella. Cercherà quindi di recuperarla, di andarla a salvare, e per fare questo dovrà addirittura allearsi con il nemico, con un angelo, Raff. Questa storia mi ha preso quindi da subito per questa missione di salvataggio della sorella, ma soprattutto per le vicende che dovranno affrontare sia Perrin che Raff assieme, anche se si odiano totalmente. Devo dire però che il finale mi ha lasciato molto delusa, ma a parte questo tutto il libro l'ho letto davvero bene, mi è piaciuto tanto. Ultimo libro che voglio consigliarvi, che è sempre sul genere fantasy, è La cacciatrice di fate. Ne avevo già parlato e è il primo di una trilogia, cosa che io all'inizio non sapevo e quindi quando sono arrivata alla fine del libro ci sono rimasta leggermente male. Ma a parte questo trovo che sia un libro davvero fantastico, soprattutto se amate il genere fantasy. Anche in questo caso le fate non sono quello che sembrano, non sono buone, non ti aiutano, anzi sono il nemico da sconfiggere. Ancora una volta la protagonista è una ragazza, Aileana, spero di averlo detto bene, che invece di imparare le buone maniere ed essere una ottima lady a corte non fa altro che allenarsi per cacciare ed uccidere le fate. Questa repulsione di Aileana è data dal fatto che sua madre è stata uccisa da una fata e quindi lei non fa altro che allenarsi in attesa del giorno in cui incontrerà questa fata per potersi vendicare. C'è da aggiungere che il suo allenatore speciale è una fata. La storia è molto intrigante e avventurosa ed è bello vedere come Aileana farà fronte al fatto che dovrebbe comportarsi da lady, è comunque in un ambiente di nobiltà e invece non pensa a far altro che sgozzare, diciamo, fate. Primo fumetto che vi consiglio è uscito relativamente da poco e sto parlando di Orange. Nao è una ragazza di 16 anni che all'improvviso riceve una lettera dalla se stessa del futuro, di 10 anni nel futuro. Il messaggio della lettera è molto chiaro: non avere rimpianti e cercare di stare il più possibile vicine a un nuovo compagno di classe. Tutto questo perché questo ragazzo nel futuro non ci sarà più. Nao all'inizio è molto scettica a riguardo, ma ben piano si rende conto che tutto quello che succede nella realtà è descritto nei minimi dettagli nella lettera. Comincerà quindi a fare di tutto per correggere i propri errori e quindi evitare che la se stessa del futuro abbia rimpianti.
Stare vicino a Kakeru però si dimostra davvero molto difficile e intenso. Questa storia mi è piaciuta da subito perché la trovo molto carina, a tratti anche un pochettino commovente, e anche se è uscito soltanto un fumetto ve lo straconsiglio perché è una storia davvero molto bella. Altro fumetto, Devil and Love Song. Devo dire che il titolo non mi è molto piaciuto e sono contenta di aver comunque acquistato il fumetto perché la storia è davvero bellissima. La protagonista è Maria, una ragazza che si è appena trasferita in un nuovo liceo perché è stata espulsa dal precedente. Il liceo infatti che stava frequentando era un liceo molto severo e cattolico ed è stata espulsa per comportamento violento nei confronti di un insegnante. Questo si viene subito a sapere nel nuovo liceo dove si è appena trasferita. Incominciano subito a girare cattive voci sul suo conto. Questo unito al fatto che Maria non riesce ad esprimersi nel modo giusto e ha un modo molto diretto e schietto di dire le cose non fanno che aumentare le antipatie nei suoi confronti. Maria però non è così, in realtà è una ragazza davvero molto dolce, desiderosa di fare amicizia, ma non lo sa fare nel modo giusto. Per fortuna per lei in classe ci sono anche dei ragazzi aperti e desiderosi di conoscerla. Tuttavia Maria dovrà affrontare diverse sfide, dal bullismo a rivelazioni sul suo passato. Ha infatti una storia, diciamo, molto complicata alle spalle che le impedisce di andare avanti, diciamo, con la propria vita. Vi consiglio assolutamente di leggerlo, è davvero bellissimo, a me piace tanto, soprattutto perché mi rispecchio, diciamo, nel personaggio di Maria. Altra cosa fantastica, secondo me, sono i disegni. Penso che sia il fumetto più bello visivamente che abbia mai letto e mi piace tanto, quindi ve lo consiglio anche semplicemente di sfogliarlo in fumetteria per vedere se vi può interessare. Ultimo fumetto che voglio consigliarvi è quello che ho letto, diciamo, più recentemente, ma che mi ha entusiasmato da subito, e sto parlando di A un passo da te. Futaba è una ragazza delle medie che odia nella maniera più assoluta i ragazzi, li trova infantili, rozzi e davvero non li può vedere. Tra tutti i ragazzini della sua età spunta però un ragazzo diverso dagli altri, Tanaka. È un ragazzo infatti più basso degli altri, ha una voce più gentile, più lieve e si comporta in modo totalmente diverso dagli altri. Tra i due nasce subito feeling, ma all'improvviso Tanaka scompare. La storia quindi si sposta al liceo, dove troviamo una Futaba molto cambiata. È infatti diventata un maschiaccio, continua ad odiare nella maniera più assoluta i ragazzi, ma cerca di fare di tutto per rendersi meno femminile possibile. Tutto questo semplicemente per avere delle amiche. Le sue compagne di classe infatti sono solo preoccupate ad apparire agli occhi dei ragazzi e non sarebbero mai divenute amiche di Futaba se non si comportasse appunto in modo così antifemminile, perché la temono, è una ragazza molto bella e loro la temono. Un giorno Futaba per i corridoi chi incontra? Tanaka! Anche se non si chiama più Tanaka in realtà. Anche lui è cambiato tantissimo, non è più il ragazzo basso, fine, che aveva conosciuto alle medie, ma è diventato un ragazzo alto, dalla voce grossa e con un atteggiamento molto più schietto. Questa storia mi ha preso da subito perché mi intriga molto vedere come due persone da un certo atteggiamento possono passare a un altro per via delle varie vicende che si susseguono. Con il passare del tempo poi i due protagonisti impareranno anche a conoscere la nuova versione, diciamo, di se stessi. Questi sono quindi i libri e i manga che vi consiglio, fatemi sapere se li avete letti o se avete intenzione di leggerli o di regalarli a qualcuno, e come al solito se avete suggerimenti, richieste per i video fatemi sapere qua sotto e ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di un manga che sto leggendo già da un pochettino di tempo e che a me personalmente piace tanto, ovvero Yokoi, il pulcino innamorato.